oggi sono qui per farvi uno dei primi video basati su Halloween, cioè i miei consigli su delle letture da poter fare durante il mese di ottobre, quindi in preparazione ad Halloween. Ho fatto una lista abbastanza lunga, sono sulle 7-8 consigli, la maggior parte sono purtroppo in inglese, però di questi abbastanza verranno tradotti presto in italiano. E sì, direi di iniziare subito perché la lista è abbastanza lunga. Il primo libro di cui voglio parlarvi è un libro che ho letto io l'anno scorso durante il mese di ottobre, che mi è piaciuto tantissimo e di cui vi ho parlato anche sul canale perché ne ho fatto una recensione. È uno di quei libri che non è propriamente horror, ma ha un'atmosfera secondo me abbastanza accattivante e un po' paranormale, che si sposa benissimo per il periodo di Halloween e soprattutto per un lettore che magari non vuole spaventarsi troppo, anche se ci sono delle cose abbastanza spaventose in questo libro. E parlo di Antiche voci da Salem di Adriana Mather, che è uno dei libri più belli sulle streghe che io abbia letto, mi è piaciuto tantissimo, che parla di Samantha Mather, questa ragazza che si trasferisce nella casa di sua nonna dopo che il padre esce in un coma misterioso. Quindi si ritrova a vivere qui, ma tutti la odiano, tutti sono discendenti di qualcuno che ha preso parte al processo delle streghe di Salem. Lei discende da appunto colui che ha un po' fatto da giudice alla situazione, quindi la odiano un pochino tutti. E non appena arriva lei iniziano morti sospettose in tutta la città. È veramente bello, mi è piaciuto tanto il fatto di poter capire meglio com'è fatta Salem e il fatto che ci sia così tanta della storia di Salem e dei processi delle streghe in questa storia. Ovviamente ci sono fantasmi, ci sono streghe, ci sono un sacco di cose strane e particolari, però io vi consiglio assolutamente questo libro. Se ne volete sapere di più vi lascio nelle schede la mia recensione che ho fatto l'anno scorso. Andando avanti, il prossimo libro che vi consiglio è un libro un pochino più particolare, cioè Marina di Carlos Ruiz Zafón. Non ricordo se l'ho mai consigliato nei due video precedenti che ho fatto di questo tipo e che vi lascio sempre linkati nelle schede, però assolutamente quando l'ho visto ho ricordato che questo è uno dei libri più adatti al periodo, assolutamente. È ambientato in Spagna, parla tutto di questo ragazzo che vive in un collegio, scopre la casa di questa ragazza e di suo padre molto misteriosa, e c'è un mistero abbastanza cupo e gotico di sottofondo con un elemento pseudo fantasy, quindi assolutamente consigliato. È uno stand alone, è scritto anche abbastanza grande, quindi si legge in pochissimo tempo, molto molto suggestivo. La scrittura di Carlos Ruiz Zafón è magica di per sé, quindi figuriamoci in un libro così atmosferico. E niente, io ve lo consiglio assolutamente. A me ha dato un po' di vibe spaventosi, un pochino mi ha angosciato, quindi assolutamente perfetto per questo periodo. E se ve lo state chiedendo, no, non ho cambiato colore di capelli, ho provato a fare tipo la tinta a pigmento della Crazy Color per ravvivare il colore, c'era arancione e uscita rossa, quindi ragazzi, bear with me, beccate rossa per il mese di ottobre. Andando avanti, l'altro libro in italiano che vi consiglio è una serie fantasy storica sempre basata sulle streghe di un'autrice che io vi consiglio in generale per il periodo di Halloween, cioè Una grande e terribile bellezza di Libba Bray. Questo è il primo volume di una trilogia storica, come vi ho detto, che parla di questa ragazza che si ritrova in un collegio per imparare le buone maniere, appunto, dove scopre la magia e insieme ad altre due ragazze forma una specie congrega. È molto particolare, non vedo l'ora di vedere come continua la serie, perché ho anche il secondo volume che si intitola Angeli Ribelli, assolutamente da continuare. Io non so perché, ma preferisco i fantasy storici in questo periodo, secondo me sono molto più atmosferici. Infatti ce n'è un altro che vi consiglierò, secondo me è una serie molto valida, quindi ho deciso di inserirvelo in queste raccomandazioni. L'altro libro genere storico fantasy che vi consiglio è Stalking Jack the Ripper di Carrie Maniscalco. Questo libro non è ancora edito in Italia sfortunatamente, ma se capite qualcosa di inglese io ve lo consiglio assolutamente. Segue le vicende di Audrey Rose, questa ragazza di buona famiglia che però in segreto dalla sua famiglia fa l'apprendista a suo zio che è un anatomopatologo, quindi medico forense, e insomma impara il mestiere, nonostante sia una donna e venga molto giudicata per questo, ma è molto molto valida. E iniziano a verificarsi gli omicidi di Jack dello Squartatore, quindi lei si ritroverà ad indagare contro il volere di suo fratello, contro il volere di suo padre, accompagnata da un altro degli studenti di suo zio. È veramente fantastico, non vedo l'ora di leggere il secondo, è uscito questo mese in inglese, che si intitola Hunting Prince Dracula. Anche qui atmosfera go go, forse non è per i deboli di stomaco perché ci sono delle descrizioni di autopsie molto in dettaglio, però questo è il mio pane quotidiano, quindi bring it on. Ero felicissima di leggere queste cose perché le studio e quindi ero molto immersa nella lettura, per così dire, quindi ve lo consiglio assolutamente. Andando avanti, sempre in inglese, vi consiglio Never Night di J. Christoph. Vi consiglio questo libro per sempre l'ambientazione e il tema principale, che è la morte, perché parla di Mia Corvere, questa ragazza che da piccola ha assistito alla piccagione del padre per alto tradimento e quindi
ha giurato vendetta, quindi si è data all'assassino e in questo libro inizierà il suo apprendistato nella Chiesa Rossa, che è questa scuola di assassini, quindi è un po' Hogwarts incontra Assassin's Creed, omicidi, morte, sangue, ed è fantastico ragazzi, io ve lo consiglio da morire, fa anche ridere perché mi è molto sarcastica e governa le ombre, quindi c'è un po' questo tema ricorrente dell'oscurità. Comunque è uno dei miei libri preferiti, assolutamente una delle mie serie preferite, è uscito Godsgrave a settembre, quindi ragazzi cosa state aspettando? Leggetelo, ottobre, il mese perfetto, io lo amo. Andando avanti vi consiglio un'altra delle ultime uscite americane, che è The Dreadful Tale of Prosper Redding, che io ho letto ad agosto, di Alexandra Bracken. È il suo primo approccio al middle grade e è riuscito veramente bene. Questo libro ha veramente delle atmosfere gotiche nonostante sia per ragazzini, e è fantastico, esilarante, e contiene un gatto con le ali da pipistrello. Ragazzi, ditemi voi se non è da amare questa cosa. Se vi è piaciuto Halloween Town, il film della Disney Channel, insomma, vi piacerà questo libro e ve lo consiglio assolutamente. Parla di Prosper Reddick, questo ragazzo che fa parte di una famiglia molto fortunata nella vita, soltanto che lui è un po' il contrario di tutti quanti i suoi parenti, è sfigatissimo. Un giorno verrà a scoprire che è così perché il suo bis nonno ha fatto un patto con il demone e l'ha infranto, per cui Prosper si ritrova all'interno questo demone e praticamente dovrà trovare un modo per eliminarlo da dentro di sé, perché la sua famiglia vuole ucciderlo appunto per liberarsi della maledizione. È molto carino, mi è piaciuto tanto, mi sono piaciuti tantissimo alcuni dei personaggi che non vi sto più a nominare perché potrebbero farvi spoiler, e soprattutto il demone che è super sarcastico e mi ha fatto morire dalle risate, quindi ve lo consiglio se appunto vi piacciono i film della Disney Channel. Andando avanti vi consiglio un libro che purtroppo non verrà tradotto ad ottobre ma mi pare a novembre, della Newton Compton, cioè Three Dark Crowns di Candair Blake. Anche qui ve lo consiglio perché nonostante sia un fantasy ed è anche un pochino lento perché si prospetta questa grandissima battaglia che in realtà accade nel secondo, ma ha dei temi veramente veramente cupi, cioè ci sono queste tre sorelle sedicenni che si devono sfidare alla morte per diventare regine e ognuno ha i suoi poteri, e Elizabeth, la mia preferita, la Poisoner, praticamente ingoia tutti i veleni possibili e non muore, ed è una cosa assurda, io amo quelli, le parti dei Poisoner, le amo. Ve lo consiglio tantissimo, molto dark e assolutamente atmosferico, quindi assolutamente una lettura consigliatissima e potrete leggere a partire da novembre. Gli ultimi libri che vi consiglio sono una duologia, cioè quella di Six of Crows di Leigh Bardugo. Nello scorso video vi ho consigliato la sua trilogia fondamentale, quella di Shadow and Bone, però sicuramente questa è forse più adatta per il periodo di Halloween perché è oscura nel proprio stile di vita dei personaggi, che sono ladri, sono imbroglioni, assassini e il dio denaro, insomma, che li governa, ma tra di loro sono amici e quindi vengono anche spinti da questo forte senso di amicizia, non lo so, ha fatto tutto di questo libro, tutto, e poi insomma devono partire per questa missione super impossibile alla Ocean's Eleven e infiltrarsi in una corte, quindi se volete dei libri epici, questi sono quelli che fanno per voi. Purtroppo sempre non sono stati tradotti in italiano, però vale davvero la pena leggere. Ed infine vi butto lì un ultimo libro che secondo me è perfetto per il periodo di Halloween, che però non mi è piaciuto tanto quanto gli altri, appunto per un motivo che vi dico nella recensione e che vi lascio nelle schede, ma che probabilmente potrebbe piacere a tutti voi, cioè Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali. È un libro molto carino, la prima parte del libro mi è piaciuta tantissimo, molto atmosferica, mi faceva venire i brividi, mi ha terrorizzata letteralmente, quindi io ve lo consiglio tanto. E poi la parte più interessante sono queste foto antiche, strane, paranormali, che ci sono nel corso di tutta la narrazione. Se volete saperle di più perché a me qualche cosa non è piaciuta, io vi lascio la recensione nelle schede. Questi sono tutti i libri che io vi consiglio quest'anno per Halloween, ma andate a vedere anche il video dell'anno scorso e di quello prima, perché ci sono tantissimi altri libri che vi consiglio anche in italiano, insomma, sì, perché forse in questo video ce ne sono un po' pochi in italiano. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se questa idea di fare video a tema Halloween vi sta piacendo, perché ho avuto un bel riscontro su Instagram, se non mi seguite ancora, mi sono trasferita su un altro account che si chiama The Reading Black Cat, e niente, io spero che vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché si prospetta un Halloween fantastico su questo canale, insomma. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi lascerò qui giù nell'info box tutti i link cliccabili dove poter acquistare i libri che vi ho fatto vedere direttamente da Amazon, e in più tutti i link ai miei altri social network. Il video finisce qui e noi ci vediamo al prossimo video a tema Halloween. Ciao ragazzi!